Se segui una dieta e un allenamento... Mi stai per dire che devi rinunciare alla vita sociale? Te lo spieghiamo in questo video. Se desideri trasformare il tuo corpo, allora sei nel posto giusto. Io sono Gianmarco Bollaro, personal trainer, ed insieme alla mia compagna Irene e al team di nutrizionisti lavoriamo per cambiare la vita e la salute delle persone grazie ai nostri programmi. Su questo canale trovi consigli, guide per migliorare la qualità e l'intensità dei tuoi allenamenti, ma anche ricette veloci, buone, nutrienti e facili da preparare, che ti aiuteranno a tornare in forma e a stare bene durante la giornata senza dover fare la fame e senza rinunciare alla tua vita sociale. Per cui iscriviti al canale, attiva la campanella per iniziare il tuo percorso di trasformazione. Se desideri invece avere un piano adatto veramente a te, che tenga conto del tuo passato, delle tue abitudini e dei tuoi obiettivi, allora clicca nel link in descrizione per scoprire tutti i dettagli. Torniamo al video. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi mostro una tipologia di giornata che potete provare ad imitare per quanto riguarda la preparazione dei vostri pasti e della gestione della vostra dieta se volete rimettervi in forma. Non vi mostro la mia dieta, quella che faccio io, perché io diciamo sono un atleta, mi alleno da 15 anni, peso più di 105 kg, quindi come potete ben immaginare la dieta che faccio io non è la classica dieta che fa un ragazzo con un po' di pancetta che vuole rimettersi in forma per andare in spiaggia quest'estate con gli addominali. Quindi oggi vi mostro tutti i pasti che voi potete fare nella vostra giornata mangiando anche fuori al ristorante. Quindi ora io direi che è anche arrivato il momento della pappa. Tutto nel dettaglio per rendere la vostra routine semplice nella preparazione, comoda e gustosa. Adesso insieme ad Irene vi porto nella cucina di casa nostra, dove andiamo a preparare un paio di ricette che potete fare. Logicamente le dosi degli ingredienti devono essere personalizzate su di voi, però le ricette che vi mostro sono comunque sane, genuine, con un buon equilibrio tra proteine e carboidrati, quindi sicuramente se siete a dieta questa tipologia di colazione è migliore della classica brioche e cappuccino che potete mangiare al bar. Per quanto riguarda la colazione, non è obbligatorio farla, volendo potete anche saltarla. Se voi siete persone che fanno fatica a mangiare nell'orario della colazione, ciò che conta, questa è una cosa che dico sempre, è che voi al termine della giornata avete totalizzato i quantitativi di proteine, grassi e carboidrati che in teoria stanno scritti nella vostra dieta. Se poi saltate un pasto e andate a recuperare nell'arco della giornata, quello non è un problema. Allora, stamattina, pancake, dato che abbiamo detto che facciamo una colazione fattibile, diciamo, per persone normali, quindi non atleti, facciamo vedere la mia, perché quella di Gianmarco... Che io mangio in quantità un po' abbondanti. Esatto, è tipo la colazione di un elefante. Adesso siamo in cucina, Irene sta preparando un pancake. Per la preparazione del pancake gli ingredienti che ha utilizzato sono... Uova e farina d'avena, quindi solo due ingredienti. Semplicemente, proprio questa è a prova dei meno esperti in cucina, quindi mischiamo tutto e lo mettiamo a cuocere sul fornello. Farina d'avena aromatizzata. Questa farina d'avena aromatizzata, quindi c'ha degli aromi dentro, gusto biscotto, se non mi sbaglio, che la farina d'avena aromatizzata è difficile trovarla negli scaffali dei supermercati. Al supermercato si trova la farina d'avena, quella a gusto neutro, che non è molto buona. Se andate invece in alcuni siti di integratori si trovano proprio queste buste con la farina d'avena aromatizzata, magari gusto cioccolato, gusto vaniglia, gusto crema, gusto biscotto, e ve le consiglio per la preparazione dei vostri pancake. Per quanto riguarda la preparazione, come prima cosa dovete pesare gli ingredienti in base al quantitativo che avete nella vostra dieta, perché se fate una dieta è giusto sapere anche le quantità di quello che mangiate e non mangiare le quantità a caso. Perché se mangiate le quantità a caso, a fine giornata potete aver mangiato 1000 calorie in più o in meno, e questo ai fini dei risultati non vi fa migliorare. Quindi si pesa l'albume, si aggiunge la farina d'avena, si mescola tutto con una frusta per rendere l'impasto più omogeneo. Successivamente si scalda la padella, spruzziamo, come vedete nel video, sopra la padella il PAM. Il PAM non è altro che olio, però senza calorie. Dovete ben sapere che l'olio è una cosa molto calorica, quindi se volete e trovate potete comprare questo PAM,
che è semplicemente olio spray senza calorie, che si trova in alcuni supermercati oppure in alcuni siti internet. Lo potete ordinare tranquillamente anche su Amazon. Oppure, se non avete il PAM a disposizione, potete versare sulla vostra padella, che attenzione deve essere antiaderente, andate a versare una goccia d'olio e poi andate a spalmarla con un tovagliolo, perché non dovete abbondare con l'olio se lo utilizzate. Una goccia e poi la spalmate. Successivamente a padella calda versate l'impasto. Se il vostro impasto è molto spesso, vi consiglio di utilizzare un coperchio per far sì che si cuocia anche sopra. Se invece il pancake è sottile, non è necessario utilizzare il coperchio, perché tanto si cuoce tranquillamente. Come tempo di cottura considerate 5 minuti a fiamma bassa, magari ogni tanto guardatelo per far sì che non si bruci. Cuocetelo da entrambi i lati, una volta pronto lo mettete nel piatto, ci spalmate sopra il burro di arachidi e è pronto. Volendo, se volete renderlo un pochino più gustoso e magari nella vostra dieta vi è concesso mangiare un pochino più di carboidrati, potete aggiungere all'interno dell'impasto della frutta, per esempio fare della purea con della banana, oppure mettere dei mirtilli, delle fragole, io spesso uso anche il kiwi. Quindi qualsiasi tipo di frutto mettete va bene, lo mettete a pezzettini dentro l'impasto e diventa ancora più buono. Come potete vedere, la preparazione della colazione e di tutti i pasti della giornata la faccio fare ad Irene, perché lei è l'esperta di casa che si occupa dell'alimentazione, ma anche per quanto riguarda il lavoro, della gestione dei nostri clienti online, perché noi seguiamo persone online per quanto riguarda rimettersi in forma. All'interno del nostro team, Irene, con i nutrizionisti che fanno parte del nostro team, si occupa di gestire al meglio l'alimentazione per quanto riguarda i nostri clienti. Poi all'interno dell'azienda Irene segue principalmente donne e io mi occupo invece di seguire gli uomini. Adesso vi facciamo vedere anche la colazione che faccio io, per farvi capire che comunque io, che ho una stazza magari più grande rispetto al classico ragazzo che si approccia da poco alla palestra, come potete vedere io mangio delle quantità di cibo un po' più grandi, un po' più da elefante rispetto alla persona normale, rispetto al pancake che andrà a mangiare Irene. Qui ho fiocchi d'avena e farina d'avena, le vado a mischiare insieme, ma volendo si può utilizzare anche soltanto fiocchi d'avena. Quindi 300 totale e poi ci metto un po' di mirtilli per dargli un po' di sapore. Finiti, vanno ricomprati. La quantità dell'acqua è casuale, quindi più acqua mettete più vi diventa morbido, meno acqua mettete più vi diventa duro, dipende dai vostri gusti. Mescolo tutto, microonde, 5 minuti di cottura e è pronto. Questa è la mia colazione, però la parte proteica, e dato che non l'ho messa all'interno, ma sono solo carboidrati quelli che ho messo come ingredienti, mi vado a bere a parte uno shaker di proteine. Per quanto riguarda la preparazione dei vostri pasti, se uscite per lavoro o magari per fare degli spuntini veloci, c'è sempre l'opzione classica per chi non ha voglia di prepararsi niente e magari durante il lavoro non ha tempo per mangiare, c'è sempre l'opzione di portarsi le proteine in polvere che si vanno a bere. Questa, diciamo, è l'opzione classica e veloce. Le proteine in polvere non fanno male, ma sono derivate dal latte o dalla carne o dalle uova o dai legumi. Questa potrebbe essere un'opzione rapida e veloce se non avete voglia di preparare niente e se avete poco tempo per andare a consumare questo spuntino. Però non sempre è obbligatorio fare lo spuntino. Io consiglio sempre di fare 4 pasti al giorno, colazione, pranzo, cena e uno spuntino. Però magari uno dice non mi va di fare la colazione, allora in quel caso magari fai 2 spuntini, pranzo e cena. O magari non ti va di fare lo spuntino di metà mattina, non ti va di fare la colazione, ti fai lo spuntino metà pomeriggio, ti fai lo spuntino pre-nanna. Comunque in linea generale in ogni pasto della giornata, se comunque il vostro obiettivo è migliorare fisicamente, facendo in parallelo anche un allenamento, quello che vi consiglio sempre è di mettere una fonte proteica in ogni pasto, quindi anche negli spuntini. Gli spuntini sono considerati dei veri e propri pasti. Che cosa potete mangiare? Vi faccio degli esempi. Potete prendervi magari dell'affettato magro, come bresaola, fesa di tacchino, da abbinare con una fonte di carboidrati, che potrebbe essere del pane integrale,
delle gallette di farro, di grano saraceno. Perché vi dico gallette di farro e grano saraceno e non quelle di riso? Perché hanno più fibre, un indice glicemico più basso e quindi vi danno una maggiore sazietà. Poi un altro spuntino veloce che potete fare potrebbe essere dei fiocchi di latte light, sempre con del pane o delle gallette, o per esempio uno yogurt greco con un frutto. Quindi ci sono tantissime opzioni abbastanza rapide per fare tantissimi spuntini. L'importante è mettere una fonte proteica per ogni pasto. Se vuoi tornare in forma e avere un corpo più tonico, agile e forte, se vuoi mangiare ciò che desideri senza fare diete da fame e vedere già fin da subito risultati eccezionali grazie ai nostri allenamenti personalizzati, allora clicca nel link in descrizione, compila il questionario e scopri come possiamo aiutarti. Con questo video, ragazzi, è tutto. Se avete dubbi o domande, lasciate tutto scritto qui sotto. Io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Abbiamo preso lo shaker noi, proteico, per i nostri amici. Siete abituati con i colleghi ad andare in trattoria o al ristorante, come spesso capita, potete mettere del pomodoro, del curry, dello zafferano. Potete variare come volete, quindi se siete a dieta non per forza dovete mangiare in bianco, non privarvi di niente. Se voi volete uscire tranquillamente con gli amici, fatelo, facendo in parallelo anche un allenamento. Quello che vi consiglio sempre è di mettere una fonte proteica in ogni pasto.